Cucina da Estasi oggi vi presenta il pane fatto in casa. Per prepararlo abbiamo bisogno di 500 g di farina, di cui 150 g di semola di grano duro rimacinato e 350 g di semi bianca. Però potete utilizzare qualsiasi altra farina. 350 ml di acqua tiepida, 2 cucchiaini di zucchero semolato o di canna, un cucchiaino di sale, una bustina da 7 g di lievito disidratato o un panetto di lievito di birra e procediamo. Per prima cosa andiamo a setacciare la farina in una ciotola bella capiente. Uniamo direttamente il lievito disidratato poiché non ha bisogno di essere sciolto in acqua. E lo zucchero, che ne attiva l'azione lievitante. Mescoliamo un po' e aggiungiamo a filo l'acqua. Impastiamo. Quando l'impasto si stacca dai bordi della ciotola, possiamo passare sulla spianatoia. L'impasto del pane deve risultare morbido e deve essere lavorato per almeno 10 minuti. Io metto il sale a questo punto e continuo ad impastare. Alla fine formiamo una pallina e poniamo l'impasto in un recipiente di vetro con un po' di farina. Lo chiudiamo prima con la pellicola, poi con un canovaccio e lo lasciamo riposare in forno spento per 2 ore. Trascorse le 2 ore dovrà aver raddoppiato il suo volume. Lo togliamo dalla ciotola e lo riportiamo sulla spianatoia, dove andremo nuovamente a formare la nostra pagnottella. Andiamo a posizionarla su una leccarda coperta con carta da forno. Pratichiamo delle incisioni in verticale e in orizzontale. Copriamo con un canovaccio leggermente umido per ancora 30 minuti. Dopodiché possiamo infornare. Per i primi 15 minuti terremo un recipiente di acqua sul fondo del forno preriscaldato a 230 gradi. Dopo togliamo l'acqua e continuiamo la cottura a 190 gradi per ancora 25-30 minuti. Ecco, il nostro pane è fragrante, pronto e profumato. Come potete notare, la crosta è bella croccante e la mollica è morbidissima. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e mi raccomando, condividete. Baci da Cucina da Estasi. A presto!